Dicevamo così, se io non penso a loro, sicuramente sto pensando a me stesso, non ho un'altra cosa da pensare, o per mezzo dell'adesione al creatore, o per mezzo di essere più organizzato per me stesso, uno delle due. Se io devo esattamente trovare dove sono, da che parte sono, o con il fine di dare, in questo a loro, nel gruppo, o in me, che penso solamente su di me, e vedere la responsabilità che ho, che il gruppo, sono come il tetrashonot, ossia le prime nove, e io sono come Malkut. E loro non decidono niente, ma io, ma se io non vedo giorno dopo giorno il loro avanzamento, come si alzano, hanno un miglior stato, allegria, sicurezza, connessione, questa è per la mancanza del mio sforzo in questo. Pensieri, forse svegliarli, elevarli, diverse azioni, però sicuramente è come io devo controllarmi ogni giorno. Quindi rispetto al nostro argomento, che ci troviamo nel prossimo congresso che arriva per noi, adesso abbiamo davanti un lavoro, come un uomo di fronte al gruppo, così tutto il primordiale rispetto al gruppo che sta facendo il congresso. Che loro dovranno entrare in un gruppo e noi dobbiamo preoccuparci, connetterci intorno a loro per vedere quanto giorno dopo giorno questo gruppo comincia a unirsi, a formarsi per diventare più ermetici, uniti. In questo vogliamo vedere il nostro scopo, che questo arrivi alla Vaya, che noi gli facciamo impegnare ad arrivare alla connessione corretta, fino a che tra di loro si rivela il Creatore. Così io devo lavorare rispetto al mio gruppo, produrre questo, causare questo. E se alla fine del giorno io vedo che non l'ho causato, allora spero di provare il prossimo giorno e fare meglio, così giorno dopo giorno. La sensazione della mia mancanza insieme ai miei amici è che ognuno da parte sua fa lo stesso per il gruppo e così ci avviciniamo alla realtà del nostro lavoro. In altra maniera non sappiamo, non abbiamo una misura di cosa facciamo tutti i giorni. E quindi qui la domanda, come io come sistemerei adesso qui la frase? Vediamo. Come mi sento io responsabile dello stato del gruppo? Qualcosa così, sì? Ditelo forse voi in una maniera migliore.